volevo leggervi una frase che è scritta nel nostro murales che abbiamo fatto 2 anni fa, quando abbiamo compiuto 100 anni. Abbiamo dato all'Accademia delle Arti di Sassari e quindi i ragazzi hanno studiato dei progetti e hanno riportato, ho fatto un murales all'esterno del nostro caseificio, dove c'è scritta una frase molto bella di una lettera di risposta di mio zio Gian Maria, che risponde al fratello Francesco, che in quel momento si trova, parliamo del 1928-29, durante la crisi del mercato americano, e gli risponde, risponde a una sua precedente lettera e gli dice: caro Francesco, sono rimasto contento che siate così uniti con i tisini d'America. Qui il tempo è meraviglioso, la campagna pare in primavera, per le pecore erba ce n'è in abbondanza. Di salute tutti bene, il tuo affezionato fratello Gian Maria. E così inizia la fiaba. Questo è il momento in cui parte la Fratelli Pin ad avere un suo ruolo importante nel corso di questi anni nel settore agroalimentare della trasformazione del latte di pecora e di capra in Sardegna. Come sarà la Sardegna di domani? Dove ci porteranno le strade che scegliamo di prendere? Cosa c'è davanti allo specchio che riflette il passato e guarda il futuro? Prospettiva 2030 è il programma di Matex TV che intervista le persone di oggi per capire la Sardegna di domani. Azienda leader nella produzione del pecorino romano e dei formaggi sardi DOP, la Fratelli Pinna ha da poco compiuto 100 anni. Nata a Tiesi nel 1919, quando i patriarchi Gian Maria e Francesco Pinna cominciarono a produrre per conto terzi il loro pecorino romano, esporta in tutto il mondo: Svizzera, Germania, Lituania, Giappone, Cina, Stati Uniti. Il suo segreto è di essersi innovata continuamente per rispondere alle esigenze di un mercato in continuo cambiamento, supportata all'impegno della famiglia, dalla professionalità dei suoi dipendenti e da una fitta rete di produttori del territorio. Iniziamo a raccontare la fiaba della Fratelli Pinna, di quando nasce, come nasce. Allora, i fondatori della società sono Gian Maria e Francesco Pinna, nati a fine dell'Ottocento, che facevano gli allevatori e i commercianti di bestiame. Diciamo che questa attività poi dell'allevamento col commercio di bestiame si è man mano spostata più sul commercio del bestiame, cioè proprio raccoglievano bovini soprattutto da esportare al mercato nazionale, da vendere al mercato nazionale. Nel 1919 costituiscono la Fratelli Pinna e, su suggerimento di alcuni caseifici laziali che avevano bisogno di espandere la loro produzione e trasformazione di latte in pecorino romano, anche se ancora allora non si chiamava ancora pecorino romano, ma di un formaggio che si vendeva storicamente nel sud Italia, nel centro e sud Italia, e che poi agli inizi del secolo, i primi del Novecento, con fine Ottocento, primo Novecento, con la grande immigrazione italiana, soprattutto di gente del centro-sud, si portavano dietro i loro prodotti, quindi dalla pasta, l'olio, i formaggi, i pomodori, le passate, i pomodori, eccetera. Quindi nasce anche questo flusso di esportazione già dal fine Ottocento, non con la Fratelli Pinna, ma con altre aziende che nascono prima della Fratelli Pinna. Il centro produttivo principale era quello di Macomer, dove c'erano diverse aziende continentali che nascono soprattutto da romani, e poi anche delle aziende sarde, per esempio la Fadda Manca, un'altra azienda di Tiesi che nasce prima della Fratelli Pinna. Quindi nel 1919 i fratelli Pinna, Gian Maria e Francesco, fondano la Fratelli Pinna e iniziano a trasformare il latte per conto terzi, per conto di un'azienda romana, per fare proprio pecorino romano, visto che in Sardegna c'era grande quantità di latte, a differenza del Lazio, e che c'era quindi la capacità di poter utilizzare queste,
questa materia prima per trasformarla, per accontentare poi l'esportazione e il venduto di questo formaggio che aumentava nel corso degli anni in giro per il mondo. Misero in piedi una catena di produzione di piccoli caseificetti. Immaginatevi nel 1919 cosa voleva dire essere un caseificio, cioè una piccola stanza con fuoco diretto, una caldaia in rame, e si raccoglieva il latte della zona, del paese, e lì concentravi, facevi questo prodotto da gennaio a maggio che veniva salato e poi spedito direttamente nel mondo laziale, e poi a loro volta lo mandavano in giro per il mondo, sia nel mercato nazionale che nel mercato estero, quello, soprattutto quello nordamericano. Forme allora di 12-15 kg massimo, quindi comunque diverso rispetto alle tipologie di formaggi che si producevano sino a quegli anni invece in Sardegna, che erano forme piccole, le classiche semicotti che si fanno ancora oggi, tipo pecorino sardo per intenderci, da 3 kg, 3 kg e mezzo. E quindi si inizia questa cavalcata, questo inizio per conto terzi. Però i fratelli Pina, chiaramente, che sono anche un po', come dire, vogliosi di crescere con le proprie gambe, parallelamente alla produzione conto terzi iniziano anche a produrre per conto proprio, e quindi iniziano a trovare un piccolo mercatino. Quindi l'allevamento del bestiame nel corso degli anni, adesso non faccio la cronostoria dal 1919 sino ad oggi perché sono 101 anni e un anno di storia, però dico nel corso del primo decennio iniziano a far crescere la loro produzione continuando a lavorare anche per conto terzi. Tant'è che mio nonno, Francesco, nel 1928 va negli Stati Uniti per iniziare anche a esportare in maniera diretta e non farlo solo attraverso l'azienda Castelli. Rimane lì 8-9 mesi, rientra, poi ha beccato il periodo peggiore, poveraccio, nel senso che ha trovato poi la crisi del 28 e del 29, e quindi non sappiamo esattamente storicamente quello che lui ha fatto, quello che ha venduto o meno. C'è un po' di corrispondenza, tant'è che il nostro graffiti all'esterno dello stabilimento che avete visto, abbiamo riportato alcune frasi storiche di una delle lettere che abbiamo trovato del 1928 di Francesco, che scrive a fratello Gio Maria, con un italiano chiaramente non troppo perfetto, dove gli dice com'è la situazione di mercato, e lui, Gio Maria, che risponde: la situazione qui di produzione è questa, questo è l'andamento del latte, e come va l'allevamento dei bovini e il commercio del bestiame, eccetera, eccetera. Una corrispondenza molto interessante, molto carina da vedere dal punto di vista storico. Comunque, continuano a lavorare nel corso degli anni e chiaramente prima si avevano tanti caseifici sparsi per la Sardegna, quindi noi potevamo avere un caseificio, piccolo caseificio a Tiesi, magari uno a Bessude, uno a Banari, e poi pian pianino nel corso degli anni si arrivare alla fine degli anni 30 ad avere una ventina di caseifici, da Iglesias a Chiaramonti, a Usini, Tiesi, Bessude, Siligo, Bruta, tutti i paesini, perché allora chiaramente le strade, i mezzi di raccolta erano molto, molto più complicati di quello che possono essere oggi, e quindi si trasformava dove il latte poteva arrivare. Oggi è il contrario, tu prendi il latte da tutta la Sardegna, attualmente noi abbiamo oltre 35 cisterne che girano la Sardegna, da Sant'Antioco a Tempio, e quindi tu porti il latte dove c'è, ritiri il latte dove c'è e lo porti a Tiesi per fare la trasformazione. Quindi allora nel corso di quegli anni poi si decide, durante il periodo della guerra, chiaramente con i problemi economici anche legati all'allevamento, che sempre di più è problematico in Sardegna, perché allora la Sardegna era molto produttrice di capi bovini più che ovini, c'erano tutti e due. Però la prevalenza allora, sino al 1940, era di bovini. Durante il periodo della guerra il patrimonio bovino è stato praticamente mangiato, nel vero senso della parola, sia dal punto di vista dell'esigenza di soddisfare problematiche di cibo, e sia perché i militari o la difficoltà dell'esportazione ha fatto sì che l'allevatore sardo passasse molto di più dal bovino alla pecora. E quindi lì l'ulteriore crescita dell'allevamento delle pecore nel corso di quegli anni. Considerate che già nel 45-48, in quegli anni lì, la produzione del pecorino tipo romano, allora, perché non c'era ancora un consorzio che raccoglieva tutti i trasformatori sia sardi che laziali,
rappresentava allora il 60, già da allora il 65%, 60% la produzione sarda rispetto al 35-40% di quella romana. Proporzioni che si sono completamente modificate già negli anni 50, gli anni 50 e 60, che la Sardegna è arrivata a produrre oltre il 70-80% del pecorino romano, tipo romano, sino arrivare alle produzioni ultime di questi ultimi 5 anni che ormai sono consolidate in il 93-95% prodotto in Sardegna contro un 5-7% prodotto nel Lazio. Perché il consorzio del pecorino romano, che nasce nel 1979, raccoglieva i produttori sia sardi e sia laziali e quelli della provincia di Grosseto. E ancora oggi il consorzio di tutela del pecorino romano rappresenta queste aree geografiche, tutta la Sardegna, tutto il Lazio e la provincia di Grosseto. Anche se in realtà nella provincia di Grosseto oggi non c'è nessuno attualmente che produce romano, però gli è rimasta la possibilità di farlo. Facendoli un passo indietro, la Fratelli Pinna quindi negli anni 40 ha caseifici sparsi, commercializza quindi il proprio prodotto, ma nel 45-46 si libera, diciamo così, dalle catene dei contoterzi della ditta Castelli e trasforma formaggio soltanto per conto proprio. È anche vero che già negli anni 30 il rapporto con la ditta Castelli, quindi la produzione per contoterzi, era sempre diventata minore e sempre di più cresceva l'attività di trasformazione dei propri prodotti, prevalentemente o quasi totalmente sempre su un pecorino tipo romano. E poi invece nel 45, subito dopo la guerra, finirono i rapporti con l'azienda romana come trasformazione e magari continuarono come commercializzazione. Quindi la Fratelli Pinna trasforma tutto per sé e commercializza tutto per sé. Non solo pecorino romano, ma inserendo già alla fine degli anni 40 e primi anni 50 qualche prodotto alternativo tipo semicotti, qualche accenno di qualche caciotta. Però la vera svolta dal punto di vista produttivo avvenne nel 1956, quando ci insediamo nell'attuale sito qui a Tiesi, regione Silvalezzi, questa è una traduzione letterale dal sardo. Nel 56 fecero un caseificio che potesse trasformare addirittura allora, sembrava una cosa mostruosa, anche 40-50 mila litri, ed era il primo concentramento di un'azienda. Quindi eliminare tutti i vari caseifici sparsi per la Sardegna, anche perché nel frattempo l'evoluzione del sistema viario, diciamo, più anche i mezzi che potevano andare a ritirare il latte in giro per le campagne, e quindi si è concentrato, quindi si ritirava a questo punto il latte, si portava a Tiesi, si trasformava. E ancora mantenevano qualche rapporto con qualche piccolo caseificetto sparso. Però sempre di più l'obiettivo era quello di fare massa critica e cercare di ottimizzare, creare sinergie all'interno dell'unica azienda, dell'unico stabilimento di trasformazione, e non dividere e poi fare raccolta. E poi soprattutto avere un prodotto di qualità e potesse essere sotto controllo senza doverti affidare persone terze distanti dallo stabilimento. E questa fu la prima svolta del 56, quindi concentrare la raccolta e anche la produzione e poi lo smercio personale. Ormai nel frattempo il lavoro di commercio di bestiame già da fine anni 40 era finito, si erano concentrati esclusivamente soltanto sulla trasformazione del latte di pecora, solo di pecora, sino allora. Poi noi abbiamo inserito la lavorazione del latte di capra, ma questo avviene soltanto nel fine anni 90, con la necessità di avere un completamento di gamma con i prodotti di capra, che sono abbastanza vicini al mondo del latte di pecora. Quindi 56, primo caseificio, accentramento, l'azienda continua a crescere, facciamo un ottimo prodotto che viene riconosciuto da tutti i mercati. La fortuna anche di affidarci nel 1948 a un rappresentante americano, italo-americano, che lavorava presso un'azienda di importazione che importava i nostri prodotti, ma non a sufficienza, secondo il parere di mio padre, mio nonno e dei miei zii.
e che dice, si incontrano a Genova nel 48-49, dice, voi avete il miglior formaggio che viene, questo ha detto loro, poi non so se è vero, però comunque, noi tiriamo acqua a questo mulino, dice, voi avete il più bel formaggio che arriva in America, però siete rappresentati, o meglio, il vostro importatore è uno piccolo che non fa grande lavoro, se voi vi affidate a me io vi faccio crescere. E questo aveva ragione, questo signor D'Ambrosio, che era un napoletano trapiantato in America dopo la guerra, dopo che aveva preso la moglie durante i bombardamenti, lui era in guerra, rientra, i due figli si riporta, uno diventa generale delle forze armate americane, un altro generale delle forze armate in Italia, perché uno è rimasto, andato con lui in America, un altro più grande è rimasto qui in Italia. Bella storia anche quella. Comunque quest'uomo ci fa crescere e nel frattempo quindi Pinna diventa un nome, un brand riconosciuto dal mercato nordamericano, e da lì la crescita dei formaggi, del pecorino romano. Le crisi del pecorino romano sono cicliche. Lei pensa, nel 28-29 c'era la crisi, poi nel 33, quindi poi anni buoni che si alternavano con 2-3 anni di anni buoni, poi magari latte pagato di più, quindi eccesso di produzione. Anche le stesse logiche che ci sono ancora oggi a distanza di 70-80 anni. Nel momento in cui tu produci un quantitativo di latte è maggiore rispetto a quello che è la possibilità di collocare poi il prodotto sui vari mercati, qualunque prodotto esso sia, chiaramente si ha difficoltà, la crisi del mercato, la discesa dei prezzi dei formaggi e di conseguenza, ahimè purtroppo, la discesa anche del prezzo del latte, perché poi alla fine anche una situazione come quella attuale, come quella di tutti questi giorni, per qualunque prodotto si faccia, che sia un formaggio, che sia un salume o qualunque altro prodotto, nel momento in cui c'è un esubero di materia prima, è chiaro che i prezzi diminuiscono e diminuisce purtroppo la materia prima, perché tu non puoi fare altro, non è che puoi decidere di non pagare l'energia elettrica o le maestranze o gli stipendi o quant'altro. Purtroppo chi ne soffre è la materia prima. Quindi gli anni che vanno bene abbiamo queste oscillazioni di prezzi latte che salgono tanto, e gli anni invece che vanno male perché magari c'è un eccesso di produzione, che quindi i formaggi non si riescono a vendere i prezzi che vorremmo, per i quali vorremmo liquidare un prezzo adeguato del prezzo del latte, purtroppo tu non puoi fare altro che adeguare il prezzo del latte a quello che è il clima dei prezzi di vendita dei formaggi sui mercati. E chiaramente la globalizzazione ha inserito ormai produzioni che arrivano ormai da tutto il mondo, quindi è molto più complicato ad essere competitivi e raffrontarti con tutti i paesi di tutto il mondo, ma anche con tutti i prodotti vaccini che arrivano da tutto il mondo. C'è questo confronto sia dei formaggi da grattugia, ma anche dei formaggi da tavola. Nei fine anni 60, anni 70, perché nel frattempo erano iniziati negli anni 50, 60, già negli anni 50, un deposito con vendita di formaggio pecorino romano e altri in Campania, un'ottima collaborazione con un'azienda di Milano che diventa poi il nostro agente nel corso degli anni 50-60 e che ci indicano delle nuove vie, anche perché con queste crisi cicliche del romano, perché ripeto, le crisi c'erano, ci sono sempre state, per 2-3 anni il pecorino romano andava bene, salivano sui prezzi, quindi anche del latte, perché ripeto è una conseguenza il fatto che tu puoi pagare bene il latte se riesci a vendere bene i formaggi. Se i formaggi hanno più difficoltà a essere collocati, chiaramente purtroppo non puoi fare altro che rifarti sul latte, gioco forza, perché ripeto non è che puoi decidere di non pagare il gasolio o decidi a che prezzo pagare il gasolio, l'energia elettrica o gli altri costi che sono variabili che non possiamo controllare noi. Purtroppo la materia prima la fa il padrone. Quindi come in questi ultimi anni abbiamo avuto delle oscillazioni da 60 centesimi ai 90 centesimi attuali, o gli anni scorsi siamo passati ugualmente dai 51 centesimi storici, che prezzo più basso che io ricordo del 2005, l'anno di presidenza del Consiglio regionale di Soru, per intenderci, arrivando sino invece al 2015 a 1,15 euro, 1,20 euro. Quindi, ma dovuto al fatto che le produzioni sono crollate talmente tanto che quindi il prezzo del latte, chiaramente nel momento in cui riesci a vendere bene i prodotti, riesci a vendere, a remunerare il prezzo del latte in maniera non equa
ma rispetto a quello che è il mercato, perché non è che esiste un prezzo equo, il prezzo lo fa sempre il mercato. Che poi il settore agroalimentare in tutto il mondo sia aiutato da leggi sia europee che regionali o nazionali o addirittura negli Stati Uniti ugualmente, perché non è che non solo la UE aiuta gli agricoltori, gli allevatori europei, ma anche negli Stati Uniti vengono ugualmente aiutati perché sanno che il settore agroalimentare ha bisogno di energie, sinergie esterne, perché il mercato da solo, con grande concorrenza internazionale con tutti i paesi, ormai si affacciano paesi produttori come l'India, la Cina o tutti i paesi asiatici o nord-est europei e quant'altro, è chiaro che c'è una massa di merce che prima non riuscivi a trovare, e i mercati, quelli come quello statunitense, canadese e europeo, la facevano da padrona. Quindi nel nostro settore si sono inseriti tanti altri nuove figure che prima non c'erano. Negli anni 60-70 inizia a cambiare, a orientarsi anche su prodotti diversi dal pecorino romano, proprio per evitare di essere in balia di questo pecorino romano che, quando va bene, va bene, tu puoi pagare il latte, riesci a fare bilanci che ti possono consentire di pagare di più il latte, ma di avere anche degli utili, perché gli utili servono poi a manutenzionare, a fare crescita, a fare sviluppo, a incrementare sia le quantità prodotte ma anche gli stabilimenti, ad aggiornarti, perché quel primo caseificetto che nasce nel 56, che doveva lavorare 40 mila litri di latte al massimo, è arrivato a lavorarne nell'81 80-90 mila, quindi era necessario, quindi nell'80 nasce l'idea di fare questa struttura, che poi ha avuto ulteriori modifiche molto importanti nel 2000, ulteriori modifiche ancora più importanti nel 2010, quindi quel caseificio che nasce nel 56 per far lavorare al massimo 40 mila litri, oggi con le varie variazioni che ci sono state, supplementi di costruzioni, di ammodernamenti tecnologici, soprattutto negli anni 70 per i formaggi da tavola, come dicevo prima, quindi il brigante, il pecorino sardo sia maturo che dolce, le ricotte di svariati tipi, non solo la fresca ma anche la toscanella, ma altri formaggi che si sono poi collocati in vari mercati, dai canestrati al pepato, per accontentare le carenze che le altre regioni, tipo la Calabria per fare il crotonese, tipo la Sicilia per fare il pepato, o tipo il semicotti per fare il toscanello, visto che la Sardegna ancora oggi trasforma, produce il 60% del latte dedito alla trasformazione a formaggi del latte di pecora prodotto in Italia, si produce in Sardegna, il restante 40% è diviso nelle altre 20 regioni, con quantità importanti soprattutto in Sicilia, Lazio, Toscana e poi Calabria e poi piccoli sprazzi dappertutto, ma quantitativi irrisori che non comportano quantitativi così importanti come invece produce la Sardegna. Quindi negli anni 70 ci si inizia a organizzare per produrre formaggi diversi da tavola e cercare di brandizzare. Questo è quello che ci ha consentito di un po' staccarci un pochettino, perché poi chiaramente tu, per avere quantitativi importanti, devi sempre fare un prodotto di riferimento che è quello anche più facile, tra virgolette, da produrre, perché è un formaggio che lo metti sottovuoto dopo 6 mesi, il formaggio pecorino romano, e può durare tenuto in condizioni ideali dal punto di vista climatico e sottovuoto anche 1 anno, 2 anni senza creare problematiche dal punto di vista qualitativo, e poi è sempre recepito dal mercato. Quindi in quegli anni 70 c'è la crescita di questa azienda e quindi la voglia di fare anche impianti, investimenti. Nell'82 questo grosso stabilimento che nasce nell'82, che chiaramente ingessa un po' quello che erano le forze anche economiche della Fratelli Pinna, e quindi gli investimenti, l'utilizzo anche dell'aiuto delle banche per poter far fronte agli impegni finanziari, perché una cosa è trasformare poco latte, una cosa da trasformare tanto latte, soprattutto a formaggi a lunga stagionatura, perché tu il latte lo paghi tutti i mesi, ma il formaggio lo vendi anche dopo 8 mesi, 10 mesi, quindi capacità che devono essere aiutate e supportate anche in questo caso è stato dalle banche, cioè
non abbiamo mai avuto da questo punto di vista problemi, nel senso che le banche hanno sempre supportato il settore agroalimentare sardo, chi più chi meno, chiaramente poi ci sono aziende che hanno avuto nel corso di questi 100 anni di storia casearia e oltre, chiaramente problemi che oggi non esistono più, nominativi, come dicevo prima, Tiesi ha avuto un momento di splendore negli anni fine anni 80, primi anni 90, a Tiesi si trasformava oltre il 25-30% del latte sardo, perché erano presenti oltre noi che ne trasformavamo da soli il 15%, altri 5 caseifici tra privati e una cooperativa che ugualmente importanti, che trasformavano ulteriore 10-12% del latte sardo. Quindi immaginate tutto il latte della Sardegna e il 25% del latte sardo veniva concentrato su Tiesi. Oggi purtroppo non è più così, perché le altre aziende sarde, le altre aziende tiesine hanno avuto dei problemi, si sono dovute ridimensionare, alcune hanno chiuso, alcune si sono accorpate, e oggi purtroppo questo fardello della trasformazione del latte a Tiesi rimane sulle spalle della Fatelipina e comunque ancora piccole produzioni di altri caseifici, però ripeto, molto ridimensionate. Tiesi continua comunque a lavorare ancora oggi un 15-18%, 17% del latte sardo. Chiaro che il 12-13% lo lavoriamo noi, il restante è trasformato dalle altre piccole aziende. Quindi la crescita dell'azienda negli anni 80 ha cambiato completamente la tipologia, anche l'approccio commerciale, quindi l'avere, chiaramente poi è cambiato anche il mondo di riferimento, non sono più i grossisti, non è soltanto l'export, ma è il raffronto con la GDO, la grande distribuzione, l'evoluzione della vendita delle catene alimentari, quindi non più le forme intere ma anche i porzionati, quindi hai dedicato degli spazi, nuovi investimenti sono stati creati per poter grattugiare, fare porzioni da 60 grammi, da 100 grammi, da 200 grammi, quindi riferendoti a un mercato che chiaramente è cambiato, sia dal punto di vista dei gusti, quindi sempre di più la tendenza, sempre di più formaggi più neutri, più dolci e meno rispetto a quelli saporiti classici, perché è così, perché l'invasione del Masdammer, dell'Edam, della Fontina eccetera ha fatto sì che anche i giovani apprezzassero di più la sottiletta rispetto al pecorino romano, ma anche al parmigiano reggiano stagionato tre anni, che è il principe dei formaggi per me in assoluto. Quindi l'evoluzione anche dal punto di vista aziendale. Quindi oggi l'azienda arriva che nel 2021, che occupa oltre 220 persone, ci sono oltre 30, circa una trentina di camionisti padroncini esterni, o meglio che camionisti che hanno la propria cisterna che trasformano il latte per nostro conto, ma non solo per noi, sono dei padroncini liberi, quindi fanno il trasporto e quindi noi facciamo i contratti con i vari pastori, ripeto, da Sant'Antioco a Tempio, e poi loro raccolgono il latte in cisterne refrigerate. Ormai i pastori, anche i pastori, poi c'è stata un'evoluzione, perché la pecora che prima negli anni 20-30 produceva mezzo litro era già un campione, negli anni 60-70 quella che produceva un litro era un campione, oggi una pecora che produce meno di un litro e mezzo inizia a essere un fastidio per il pastore, perché dice produce troppo poco. Qui c'è stata un'evoluzione anche da questo punto di vista, è per questo che dal punto di vista anche della produzione la rendita, cioè la resa del latte è cambiata, cioè tu negli anni 60 con 100 litri di latte facevi 24 kg di formaggio, un formaggio da tavola. Oggi con gli stessi 100 litri di latte, che magari è migliore dal punto di vista del... non sono cambiati i profumi, perché la nostra... quello che noi vendiamo in giro per il mondo è il fatto che noi vendiamo un prodotto sardo che è frutto di macchia mediterranea, di un'isola che non è coinvolta dall'industria, che quindi non c'è inquinamento, e veramente i pascoli sono diversi rispetto a quello che sono il latte vaccino, che invece è tutto al chiuso, dove ormai ci sono foraggere stabulate, è completamente cambiato rispetto a allora. Però è vero anche che c'è stato un miglioramento genetico della pecora, che quindi la pecora, anziché produrre un latte di maggior qualità dal punto di vista della rese, produce un latte di maggior quantità, più latte, però chiaramente questo va a discapito della qualità. Quindi tu, se ripeto, 30-40 anni fa con 100 litri si producevano 24
kg, oggi con quei 100 litri ne produci 20. Parlo di formaggi da tavola, così come il pecorino romano, se producevi 19 kg con 100 litri, oggi ne produci 16-17. Quindi è chiaro che il latte, che vale meno, cioè dal punto di vista organolettico, vale meno rispetto al passato, però questo non è che sia soltanto in Sardegna, è in generale il miglioramento genetico del bestiame anche nel mondo vaccino. Le vacche che oggi ci sono, vacche che producono 40-50 litri al giorno. 50 anni fa probabilmente la vacca che superava i 20 litri era presa come un fenomeno. Comunque l'azienda oggi occupa, come dicevo, 220 persone, ha oltre 35-30 camionisti che vanno in giro per la Sardegna, abbiamo oltre 22 agenti sparsi per l'Italia che vendono e ci rappresentano le varie regioni con tutti i nostri prodotti, che vendono i nostri prodotti, abbiamo rapporti diretti con la grande distribuzione nazionale, abbiamo rapporti diretti e anche rappresentanti sia negli altri paesi europei, sia in Germania, negli Stati Uniti e quant'altro. Il nostro fatturato è separato e diviso per un 25-30% con l'estero, soprattutto la fa da padrona chiaramente il mercato nordamericano e canadese. Ma diciamo che nel corso di questi ultimi 15 anni, dove sono stati fatti gli sforzi maggiori in questi ultimi 20 anni, anche con altri paesi europei come la Svizzera, la Francia, la Germania, l'Olanda, la Spagna, posso dire la Polonia, ma anche Nuova Zelanda, piccole cose in Cina, piccole cose in Giappone, è tutto un mercato che è comunque in crescita. Il 2019 è stato l'anno del centenario, ma è stato anche il cuore della polemica sulla questione del prezzo del latte. Vedo la crescita e sono anche fiducioso per il futuro, perché ormai questo mondo globalizzato ci ha consegnato anche una capacità di acquisto dei paesi terzi completamente diversa rispetto al passato. L'online, per esempio, ha fatto sì che molti prodotti potessero essere consumati da paesi lontanissimi, difficili da raggiungere sia come mentalità, come cultura, ma anche come approccio economico, perché una cosa è, dice, vai a vendere in Pakistan, sì, ma devi avere l'importatore, permessi doganali, certificazioni e quant'altro. Oggi con l'online riesci a fare cose che prima riuscivi a fare, anche se non lo facciamo noi direttamente, ma pensate voi a tutto ciò che è stato il MasterChef. I programmi di cucina di questi ultimi anni hanno fatto sì che veicolassero e aiutassero, per esempio, l'utilizzo del pecorino romano in molte ricette, grazie proprio a questo tipo di scuole, perché oggi anche l'indonesiano sa che la matriciana si deve fare col guanciale e col pecorino romano, o lo sa anche il pechinese, lo sa, così come lo sa il tedesco, così come lo sa l'italiano. Però, per esempio, aziende che sono nel mondo del confezionamento di sughi, di prodotti pronti, per esempio, che si vendono via online, soprattutto in quest'ultimo anno di pandemia, no? Questo mercato si è sviluppato in maniera incredibile. E oggi, per esempio, aziende come Rana, che utilizzava 1000 quintali di pecorino romano all'anno, oggi ne lavora 5000, perché ha fatto ricette al pesto, o matriciana, carbonara, penne arrabbiata, cacio e pepe. E questi sughi, che vengono poi venduti in tutto il mondo, hanno fatto sì che la richiesta di pecorino romano, e quest'anno abbiamo avuto la prova, la pandemia, tutto sommato, per noi, tutto il settore alimentare non è stato molto colpito, se non tutto il mondo dell'oreca, ciò che era ristorazione, ma il resto dei mercati, tutto sommato, ha retto botta, meno male, perché sennò per l'Italia sarebbe stato un disastro, ma il settore alimentare ha retto botta e non ci sono licenziamenti, ma c'è un mantenimento delle assunzioni, il mantenimento del pagamento delle tasse. Lei pensa, noi paghiamo 8-9 milioni di stipendi all'anno, tra questi sono tutte le tasse, che servono a pagare anche le tasse per quelle aziende che, poveracci, non hanno di servizio nel settore turistico o nel settore manifatturiero, che non è, in questo momento avranno più difficoltà a vendere i propri prodotti, che chiaramente non potremmo pagare, ma anzi sono o in cassa integrazione o assistiti dallo Stato. Noi, grazie a Dio, non abbiamo avuto richieste, abbiamo dovuto fare richiesta di contributi allo Stato, perché non abbiamo interrotto il nostro servizio di vendita e quindi di acquisizione del latte, trasformazione e vendita dei prodotti, ma anzi nel settore particolare, perché questo ha aiutato e ha facilitato
anche la vendita dei nostri prodotti, tant'è che il nostro prezzo del latte è famoso, che è frutto di, come sapete, del 2019, di un accanimento, perché da una giusta rivendicazione da parte dell'allevatore, che gli veniva riconosciuto un prezzo del latte molto basso, ma quel prezzo del latte molto basso di 60 centesimi era riferito a un mercato che non ti comprava il pecorino romano o i formaggi da tavola a più di 5 euro, quindi tu pagare 60 centesimi era già un rischio, tant'è che 60 centesimi nemmeno le volevi addirittura. Chiaramente questo ha sollevato una contestazione sulla quale noi siamo d'accordo, sul fatto che i prezzi fossero troppo bassi, la remunerazione del latte fosse bassa, ma fosse frutto di anni. L'anno precedente si erano pagati 85-90 centesimi e 3 anni prima si erano pagati 1,10 euro, 1,20 euro. Quindi quelle annate lì, purtroppo, che sono state molto buone per la remunerazione del latte fino a se stesso, ma hanno fatto sì che gli anni successivi ci fosse un eccesso di produzione e che non si riuscissero a collocare. E purtroppo, ahimè, purtroppo, è brutto da ammettere, non puoi far altro che diminuire il prezzo del latte, sia che sia l'azienda privata, ma come la cooperativa, perché quando noi pagavamo 60 centesimi, la cooperativa prometteva di pagarne 50, siamo tutti nella stessa barca, tant'è che quando ci fu quella follia per come è stata gestita dal punto di vista dell'emozione, perché protesta, la protesta ha un senso, una rivendicazione sociale ha un senso nel momento in cui tu la fai in maniera equa e corretta, dialogando e capendo tutti insieme a organi politici, l'ordine, eccetera, e per far sì che questo mercato cambiasse, ma non con proteste come ci sono state, con attentati, con distruzione di camion, anche per persone che non c'entravano nulla con quel che stava succedendo sul mercato. E comunque nel momento in cui si è riusciti, poi si è cavalcata anche l'onda, quello è stato un periodo anche particolare durante il periodo delle elezioni regionali, quindi si sono state consentite anche a persone che non c'entrano niente col mondo dei pastori, perché questo sono persone oneste che fanno un duro lavoro da una vita, si sono magari intrufolate anche persone che non c'entravano nulla col mondo pastorale, approfittando per poter fare operazioni di disturbo, chiamiamole così, non voglio usare parole forti perché non è il caso e non compete a me. E comunque c'è stata questa ripresa nel corso di questi 2 anni, tant'è che infatti si è passati da 60-75, da 75 a 85, l'85 dell'anno scorso presuppone possibilità, viste le attuali situazioni pandemiche che non hanno influito più di tanto, addirittura di andare oltre i 90-95, o speriamo di poter sfiorare l'euro tanto, tanto inseguito. Però la mia paura cos'è? Che poi certi prezzi al latte non vengano poi confermati se noi riniziamo a produrre una quantità di latte in eccesso, perché poi abbiamo il solito problema, che se ne produci troppo e il prezzo è troppo caro, hai più difficoltà a collocare i formaggi sul mercato, hai chiaramente diminuzione delle vendite, e alla diminuzione delle vendite automaticamente c'è una riduzione del costo della materia prima. Questo è un discorso generale per tutti i settori. Il futuro per Pinna e il passato che si accresce avanzando. Ma come sarà l'isola di domani? Beh, come sarà la Sardegna in futuro? Io spero sempre di più digitalizzata, quindi connessa, più attenta a quelle che sono le esigenze dei consumatori, che non sono soltanto i formaggi duri e grattugia, come dicevamo prima, che sì, hanno il loro spazio, però dobbiamo adeguarci a quelli che sono i consumi internazionali, non dobbiamo prendere come riferimento soltanto, come è stato per 100 anni, il mercato nordamericano e quello italiano, ma tutti i mercati, nelle forme più disparate e più diverse possibili. Per quanto riguarda il mio settore, parlo del settore agroalimentare, e quindi stare attenti a tutto ciò che sono le vendite online, a quelli che sono i nuovi mercati, alla ricerca di prodotti che molti per altre problematiche non riescono più a fare, noi possiamo sostituirci ed essere presenti, anche perché abbiamo una qualità e un'isola importante da vendere dal punto di vista dell'immagine, della purezza, della bontà della sua area, della bontà dei suoi prodotti, che è vera, però dobbiamo anche farlo vedere, non possiamo pensare soltanto che noi siamo i più bravi, quindi ce lo devono riconoscere tutti. No, ci devi lavorare, per questo va, come dire, aiutata la promozione della Sardegna in generale e di tutti i suoi prodotti, che siano vino, che siano salumi, che sia il pane carasau, che sia la pasta, che siano i formaggi e quant'altro. E poi soprattutto dal punto di vista
alberghiero turistico, cioè noi dobbiamo fare degli sforzi ulteriori, non possiamo pensare di lavorare soltanto 2 mesi all'anno o 3 mesi all'anno, giugno, luglio, agosto, ma dobbiamo allargare il periodo in cui dobbiamo far richiamare e far venire la gente anche in periodi in cui normalmente la gente non fa vacanze, ma può essere una Florida possiamo diventare la Florida dell'Europa, del bacino mediterraneo, perché abbiamo le condizioni climatiche che durano non 3 mesi ma almeno 7-8 mesi, abbiamo anche tutto l'interno a far vedere, abbiamo una storia da vendere, dalla civiltà nuragica al nostro entroterra che è ancora wild, selvaggio, cioè che è ancora accattivante per chi vuole fare escursioni a cavallo, vivere in maniera diversa il turismo. Il turismo non è soltanto la spiaggia e l'ombrellone, ma è anche fatto di percorsi alimentari, quindi legati al food. Dico, ci sono tante cose che i nostri politici o comunque chi ci governa, chi ci dà una mano ad aiutarci e non avere soltanto consenso elettorale, ma avere un consenso, un ritorno vero e proprio per le aziende che vivono e per le persone che vivono la Sardegna. Siamo 1,5 milioni. Abbiamo non so che percentuale di disoccupati, una delle percentuali più alte di tutta l'Italia. È uno scandalo che la Sardegna, che ha tutte queste bellezze, queste potenzialità, non riesca a sviluppare quello che potrebbe sviluppare. È che, ripeto, ci vorrebbe più, noi abbiamo problemi di amalgama, di solidarietà e di vivere insieme e programmare insieme. Purtroppo siamo abituati, come sapete, ognuno a vivere il proprio orticello e a non dare una prospettiva di crescita più generalizzata per tutti i settori in maniera composita e collegata, facendo veramente sinergie tra dei settori diversi, per far sì che veramente alcune caratteristiche che noi abbiamo e ci vengono riconosciute, perché chi viene qua poi va via alla saudade della Sardegna, poi dice, però voi funzionate 4 mesi all'anno, ho difficoltà a prendere un aereo, non c'è continuità territoriale, ci sono anche costi eccessivi, c'è tutto il resto del mondo che offre turismo e ospitalità a costi molto più bassi dei nostri. Dovremmo essere, non dico che dobbiamo diventare la Rimini, dobbiamo sì specializzarsi con la qualità, però farla pagare anche il giusto prezzo. Chiaro che chi andrà in Costa Smeralda continuerà ad andare in Costa Smeralda, ma nel resto della Sardegna possiamo organizzare un turismo diverso, ripeto, anche nell'entroterra.